Ciao a tutti gli amici di MM Arena, siamo qui per il nostro secondo appuntamento con l'angolo tecnico. Nel primo con Mariano abbiamo visto la posizione base e i consigli su come iniziare a colpire. Andiamo avanti su questa linea, vediamo come fargli mettere i calci. La volta scorsa abbiamo visto i pugni, ora vediamo i calci. Okay? In primis io preferisco adottare una posizione di guardia in opposizione, quindi Mariano è mancino, quindi io mi metterò in guardia normale. Quindi una cosa da evitare è stare nella stessa guardia e reggere i pao in questo modo, ok? Dopo vi spiego il perché. Quindi io terrò una posizione di opposizione, poggio i pao, mi aiuto con il cinturone, ma posso lavorare, se non abbiamo il cinturone possiamo lavorare senza. L'importante è che i pao vadano a disegnare una A. In questo modo poggio gli avambracci sul mio busto, i pao disegnano una A, quindi evitiamo di tenere i pao chiusi. In questo modo non riusciremo a dare un contraccolpo a lui e ci faremo male noi. Quindi i pao disegnano una A, inclinazione a 45 gradi, sia in questa direzione sia rispetto a lui. Quindi non starò frontale, non starò laterale, ok? 45 gradi. Giusta distanza, quindi arriva il pugno, arriva il calcio, in opposizione, ok? Ovviamente per fargli lavorare l'altra gamba farò uno skip, cambio di posizione, ok? Quindi scivolo e calciola con la destra. Gli avrò dato la giusta distanza per lavorare l'altra gamba. Ancora, perché io lavoro in opposizione? Consiglio a tutti di lavorare in opposizione. Perché riusciamo a dare il giusto contraccolpo al calcio. Il calcio è forse insieme al ginocchio uno dei colpi più potenti che possiamo ricevere sui colpi d'oro. Quindi devo avere il mio busto dietro. Ora Mariano pesa 46 kg, ma se facessi calciare un atleta di 70 kg o di 80 kg non posso permettermi di farlo colpire così. Già Mariano mi dà insomma, mi può dare dei problemi, ok? Quindi vediamo come farlo lavorare, ok? Lo faccio lavorare, se anche voglio partire con la stessa guardia, faccio mettere un jab, cambio, opposizione, boom, e dovrà cercare la giusta distanza, ok? L'avversario in un match può anche essere più lontano, dopo un colpo l'avversario può allontanarsi, dobbiamo andare a stanarlo, qui dobbiamo avere la giusta attitudine nello stanarlo. Se l'avversario è corto come distanza, lui dovrà abituarsi a colpire corto senza esporsi ai colpi, ok? Opposizione, e questa cosa mi permette di controllargli anche la guardia, ok? Quindi ripetiamo, per i lavori sui calci, guardia in opposizione, i pao che formano una A, avambracci poggiati sul corpo, contraccolpo con il corpo, non allontanate le braccia, vi fareste un danno voi e non fareste lavorare lui. Salutiamo tutti gli amici di MM Arena, ci vediamo presto con la terza puntata.